Allora, buonasera a tutti, un cordiale saluto soprattutto agli amici di TV City per questa proseguo di puntata di Pillole di Oltre la Storia, con una trasmissione che vuole semplicemente approfondire quelle che sono state le tematiche che non abbiamo potuto raccontare nel corso delle puntate della trasmissione diretta del venerdì. E oggi infatti abbiamo nuovamente come ospite Carlos Bisceglie. Ciao Carlos! Buonasera a tutti, tutti gli amici Sì, in collegamento. con Carlos abbiamo fatto nel corso della puntata precedente, quando lo abbiamo intervistato per oltre un'ora, una chiacchierata sul mondo di Atlantide e su Göbekli Tepe. Invece oggi vogliamo fare un focus su quelli che sono gli altri suoi libri, perché lui ha scritto tanti libri e partiamo proprio da quello che è il mondo delle piramidi. Lui ha scritto L'inconfutabile verità sulle piramidi e ci facciamo raccontare un pochettino quello che è la sua ricerca sulle piramidi e sul mondo dell'Egitto. Allora, partiamo proprio da qui. Carlos, nel tuo libro cosa ci vuoi raccontare? Cosa vuoi raccontarci del libro? Allora, il libro intitolato L'inconfessabile verità sulle piramidi fa capire che c'è una verità difficile da raccontare. Ora, qual è questa verità difficile da raccontare? È un'ovvietà che le piramidi non sono delle tombe. Perché non possono essere delle tombe? Si dice tomba, un luogo in cui c'è un cadavere. Nelle piramidi mancano cadaveri, mancano le mummie, quindi non possono essere state delle tombe. Nonostante questo, sono tra le costruzioni più imponenti che l'uomo abbia mai realizzato. Si presume, nella migliore delle ipotesi, per costruire la grande piramide di Cheope, che poi non è di Cheope, ma così è chiamata, ci sono voluti almeno 20 anni, ma probabilmente molto di più. Quindi la domanda è perché una popolazione ha costruito quasi al ritmo di ogni 20 anni una costruzione enorme come una piramide, se non era una tomba, se non era un tempio, se non era un oggetto di tipo artistico, che cos'era? Nel libro cerco di dare una risposta. Ok, quindi diciamo così, raccontandoci un po' quelle che sono le tue esperienze che hai fatto e quindi le tue ricerche proprio sulla materia, ci puoi anticipare qualcosa? Ci puoi far capire quali sono, dove si orienta il libro e in che direzione vuoi raccontarci? Però il libro si basa solidamente sulle ultime scoperte scientifiche. Per esempio, alcuni scienziati americani, francesi e russi hanno scoperto che parte delle piramidi, in particolar modo parte della grande piramide di Giza e della piramide romboidale, è costituita non da roccia comune, ma da geopolimeri. Cos'è un geopolimero? In sostanza, il geopolimero è una roccia sintetica. Come si crea una roccia sintetica? È un po' come ne facciamo una calcestruzzo. Si mescola del materiale, della polvere, si fa seccare all'aria aperta, al sole. E la cosa incredibile è che questo geopolimero che viene ottenuto è quasi identico alla roccia normale, tranne che per un particolare. Se lo si analizza con un microscopio elettronico, con dei particolari plasma, si vede che questa roccia contiene delle bollicine di aria che non possono essere presenti sulla roccia naturale. Domanda: che livello tecnologico, almeno sulla chimica, aveva un popolo che già 5-6 mila anni fa riusciva a produrre roccia artificiale? Quindi, un primo aspetto ci fa capire che non erano la grande piramide di Giza. Quella che noi chiamiamo la piramide di Cheope, non può essere stata fatta solo con le braccia, ma con la testa, perché lì c'è una conoscenza chimica notevole. Questo non è un'idea, è un fatto di laboratorio, si può consultare internet, o le riviste scientifiche sono piene di queste elaborazioni, si può andare a leggere. Un secondo aspetto che io focalizzo è anche un'altra ricerca che hanno fatto ultimamente alcuni scienziati, in questo caso anche russi e americani, che la forma della grande piramide di Giza e il materiale di cui è composta è fatta apposta per concentrare energia elettromagnetica, dove, specialmente in alcune camere interne che si trovano dentro e sotto la piramide.
Quindi la seconda domanda che io pongo è un caso che la piramide concentri energia elettromagnetica al suo interno o è un fatto voluto? Io Sì, penso infatti sia un tu fatto voluto. mi hai fornito di alcune slide, alcune fotografie. Le vogliamo anche commentare assieme, così tu mi dici di andare avanti, io proseguo con le foto. Vai. Certo. Ora, questa che abbiamo adesso evidenzia che la grande piramide di Cheope, o la grande piramide di Giza, dipende di come vogliamo chiamarla, ha tre camere. Una, se puoi vedere, è chiamata Camera del Re ed assomiglia a un piccolo tempio, la più alta. Al centro c'è quella chiamata la Camera della Regina, più piccola, e sotto la piramide è chiamata la Camera Inferiore. Già questa struttura della piramide pone una domanda: ma se era una tomba, perché ci sono tre camere? Era una tomba familiare? Non può essere. La scoperta di questi ricercatori americani ci dice che proprio in queste tre camere, a causa del materiale con cui è composta la piramide e a causa della sua particolare struttura, si concentra una enorme quantità di energia elettromagnetica. Domanda: che cosa se ne facevano? La scienza oggi ha difficoltà a dare una risposta a questa domanda, perché l'energia elettrica noi l'abbiamo scoperta 200 anni fa, ma qui si parla di oltre 6.000 anni fa. Proprio su questo, Carlos, molti ricercatori che abbiamo anche intervistato nelle scorse delle puntate precedenti ci portano a far spostare, a retrodatare la costruzione della piramide al 36.400. Secondo i tuoi calcoli, secondo ciò che tu hai studiato, secondo te la piramide quanto tempo fa è stata costruita? Allora, partiamo da quello che noi abbiamo di vero, di scientificamente probabile. Hanno scoperto ultimamente, grazie a un sistema chiamato, di datazione chiamato OSL, ossia si contano gli elettroni che si trovano nel lato oscuro di una pietra, per capire da quanto tempo quella pietra si trova in quella posizione. Ora, applicando questo nuovo metodo di datazione, che non è radiocarbonio, è una cosa diversa, alla piccola piramide di Giza, che noi chiamiamo piramide di Micerino, si è scoperto che è stata fatta almeno nel 4500 a.C., almeno. Quindi quella zona è stata costruita almeno 7000 anni fa. Dico almeno perché può essere ancora la costruzione può essere ancora anteriore. Perché diciamo questo? Perché sono state misurate le date della zona esterna di una piramide. Ma noi sappiamo che la zona esterna in realtà è quella che spesso viene rimodernata, ricostruita, come in qualsiasi edificio si fa la facciata esterna. Quindi in realtà noi non abbiamo ancora la data della costruzione della piramide, ma la data dell'ultima ricostruzione, quindi almeno 7.000 anni fa. Se poi ci spostiamo un po' a vedere la Sfinge, che la Sfinge si trova a circa 200 metri di distanza, qualcuno in più dalle piramidi, c'è un altro aspetto che ci fa ulteriormente retrodatare la storia delle piramidi. Perché? Se si vede con un drone dall'alto, si comprende che la Sfinge è stata costruita in un fossato, è alto circa 18-20 metri, dipende dal punto in cui lo misuri. Che c'è di strano che la Sfinge è stata fatta in un fossato? Bene, quando hanno scoperto la Sfinge, i ricercatori circa 200 anni fa, la Sfinge era completamente coperta di sabbia fino alla testa. Perché? Perché lì c'è il deserto. Ed è ovvio, come quando noi giochiamo in spiaggia con i secchielli di sabbia, se c'è un buco, si riempie di sabbia. Così la Sfinge, ecco come si mostra in questa immagine, in realtà doveva essere completamente coperta dalla sabbia fino al collo. Ma ora chiediamoci, ma gli ingegneri egiziani erano matti che hanno costruito una statua soltanto per farla ricoprire dalla sabbia fino al collo? È impossibile. L'unica spiegazione razionale e semplice è che quando la Sfinge venne costruita, la sabbia non c'era. Ma se la sabbia non c'era, andiamo ancora più indietro nel tempo, nel periodo di tempo in cui il Sahara era una zona verde, piena di acqua. Si parla del periodo umido africano che va da 14.000 a 7.000 anni fa. Quindi la data più realistica in cui venne costruita la Sfinge e il resto delle piramidi sembra essere proprio l'ultimo periodo umido africano che va, ripetiamo, da circa 14.000 a 7.000 anni fa.
questa è una ricerca scientifica, non è che tiriamo a indovinare. Sono fatti che è difficile dimostrare che siano diversi. Queste sempre immagini che mi hai fornito, dove Infatti, qua vuoi puoi vedere che dimostrare. Sì. quello che noi pensiamo che oggi, vedi, c'è una piramide che è stata messa in calce. Quella che noi pensavamo che era solo una strada cerimoniale che portava dalla piramide al tempio, in realtà oggi hanno scoperto i ricercatori che era la strada che portava a un porto, perché il Nilo era di diversi chilometri più spostato e la piramide in realtà era un accesso a un porto sul fiume. La sabbia non c'era. Quindi stiamo parlando nel periodo più o meno, se lo volessimo datare storicamente. E questo è prima dell'età della pietra, se volessimo datarlo con le attuali cognizioni, perché ecco, in questa fotografia che si vede a sinistra si vede come il fiume Nilo si è spostato nel corso del tempo. Diciamo che si sposta da sinistra verso destra, volendo semplificare. Quindi oggi il fiume Nilo è circa 7-8 km più ad est rispetto a come era al tempo delle piramidi. E quindi per essere così spostato è di migliaia di anni, la costruzione più antica di quella che si pensa, quindi prima della preistoria. Normalmente le piramidi non potrebbero esistere in un periodo del genere, perché? Perché mancherebbe la civiltà che l'ha costruita. Però tutto quello che noi studiamo oggi, dal punto di vista climatico, dal punto di vista del corso del fiume, la datazione con i nuovi sistemi di datazione ci porta a pensare che la piramide è molto, le piramidi sono di almeno 5-6 mila anni, se non addirittura 10 mila anni più antiche di quello che si vede in un tempo. Che questo chiaramente non fa litigare molto la parte un po' più ortodossa del mondo accademico, diciamo così, dell'egittologia. E quindi è un Diciamo che qualcosa c'è che. oggi c'è una grande guerra tra archeologi da una parte e studiosi invece fisici, meteorologi, geologi, perché queste scienze esatte che studiano diciamo, dal punto di vista archeologico, ma la roccia, dicono che non può essere così giovane la piramide, per forza più antica. Poi certo, la discussione è che civiltà le ha costruite, sicuramente non gli egizi che riconosciamo. Eh beh, certo. Poi ci sono state delle ricerche negli anni 90 di Robert Duvall, no? Che hanno datato un pochettino tutta la storia delle piramidi al 10.500 a.C., perché l'orientamento delle tre piramidi centrali era perfettamente allineato alle costellazioni di Orione. Tu hai fatto, diciamo così, degli studi su questo? Ma guarda, per quanto riguarda le costellazioni di Orione, c'è un'obiezione che si potrebbe fare. È vero che due delle tre piramidi hanno questo allineamento, però la terza piramide è un po' spostata, sono circa 2,50 gradi di spostamento. La domanda è, un popolo così preciso che ha costruito delle piramidi con una precisione millimetrica ha potuto commettere un errore di 2,5 gradi? Io lascio agli altri la risposta. Secondo me, non so se veramente volevano allinearle alle stelle, forse no. Viceversa, quello che ho trovato io cercando di andare a ritroso della storia delle piramidi è che è piuttosto evidente che almeno la grande piramide di Giza, in realtà sia l'evoluzione nel tempo di una costruzione in tre stadi, cioè c'è stata una prima piramide. Poi hanno costruito sopra una seconda piramide e poi ci hanno costruito sopra una terza piramide. Ora, dove troviamo le prove di questo? Come si può vedere in queste immagini, dal centro, dal cuore della piramide, corrono verso l'esterno due coppie di corridoi, chiamate prese d'aria, ma in realtà non sono prese d'aria, perché non sono diritte come si vede nel disegno, ma sono molto tortuose. Ora, queste due prese d'aria hanno una particolarità. Quelle che escono dalla camera del re raggiungono l'esterno. Quelle che escono dalla camera della regina non raggiungono l'esterno, ma sono chiuse, diciamo, a circa una decina di metri prima di raggiungere l'esterno. L'ultimo tratto di queste prese d'aria chiuse non è fatto da roccia normale,
ma è fatto da calcare di Tura. Il calcare di Tura è il calcare che viene usato per ricoprire le piramidi. Quindi il fatto che ci sia l'ultimo tratto dei corridoi, fatto con la copertura esterna, possiamo dire, indica in maniera piuttosto chiara che un tempo la piramide finiva lì. Quindi c'era una prima piramide più piccola, che era completamente ricoperta da calcare di Tura, su cui poi venne, per altre ragioni che si vedrà in seguito, ci fu una seconda piramide costruita di sopra. Allo stesso tempo, se si vede la camera della regina al centro della piramide, si vede che è descritta proprio nel dettaglio un'altra piccola piramide che probabilmente era la base di questa costruzione originale, su cui quindi col tempo fu fatta una seconda e su cui successivamente viene costruita una terza. Quindi questo riporta indietro nel tempo, in un tempo forse incalcolabile, la costruzione originale di quella piramide. Chiaramente il mondo dell'antico Egitto è sempre molto affascinante, è sempre pieno di misteri. Chiaramente la ricerca penso che continuerà e diciamo così, da questo punto di vista siamo sempre affamati di nuove scoperte. Ecco, diciamo sì, nel tuo libro che è L'inconfessabile verità sulle piramidi. Racconti anche altre informazioni o ti sei soffermato solo sulle tre piramidi e poi sulla Sfinge? C'è qualche altro dettaglio che vuoi raccontare? Allora, io nel mio libro parlo prima delle piramidi in generale, perché anche se in giro per il mondo ci sono tantissime costruzioni a forma piramidale, non tutte le piramidi sono uguali. Per esempio, noi abbiamo la piramide di Djoser in Egitto, che è una piramide a gradoni. In realtà, anche se ovviamente dal punto di vista storico è importante, quello che vogliamo, dal punto di vista tecnologico non ha nulla di particolarmente rilevante. È una struttura a gradoni fatta da gente molto laboriosa e anche abbastanza brava. Viceversa, parlo anche delle piramidi, accenno alle piramidi del Sud America, le piramidi che sono state trovate anche in Indonesia, che sono antichissime. Addirittura c'è una piramide che con lo studio del carbonio 14, quindi è scientificamente provato che ha 28.000 anni in Indonesia. 28.000 anni vuol dire che quella piramide esisteva quando i Sumeri hanno iniziato a costruire le loro città. Quella città esisteva da 22.000 anni, quella piramide esisteva da 22.000 anni, cioè una antichità che fa girare la testa. Stiamo parlando della Indonesia, Wan sì. Padang, c'è una piramide, e questo non è, cioè, è uscito su National Geographic, quindi non è una storiella, che c'è questa incredibile piramide sotterrata, quindi non la vedevo perché era sottoterra, che ha 28.000 anni, prova col carbonio 14. Quindi questo vuol dire che già 28.000 anni fa, almeno una civiltà era in grado di costruire piramidi. Però io nel mio libro dico una cosa, queste sono sicuramente costruzioni eccezionali dal punto di vista storico e archeologico, però altre piramidi, che si trovano particolarmente in Egitto, hanno degli aspetti in sé che le rendono diverse dalle altre. Faccio un esempio pratico. La grande piramide di Giza ha al suo interno un cuore di granito dal peso di 8.000 tonnellate. Cioè io mi chiedo se forse ci rendiamo conto cosa sono 8.000 tonnellate di granito. Un caccia F-35 pesa 14 tonnellate. 8.000 tonnellate di granito vuol dire una fregata militare completamente di granito. Quindi non parliamo più di un popolo che aveva artigiani capaci di lavorare il granito. 8.000 tonnellate è una industria del granito. Cioè è il granito che viene lavorato a livello industriale. Inoltre, questi blocchi hanno un taglio della precisione dal margine di errore inferiore al millimetro. Quindi non solo era un lavoro tipo industriale, ma aveva per forza delle macchine. Perché chiunque ha mai lavorato come scultore sa che la mano umana, per quanto è fantastica, non riesce a riprodurre due volte lo stesso oggetto con la stessa precisione. Quando si tratta di lavori in serie, servono le macchine. Quindi per tagliare 8.000 tonnellate di granito in maniera precisa in lastre che poi sono state trasportate, c'era un'industria, ma noi l'industria del granito l'abbiamo avuto in Italia con il Rinascimento. Sappiamo che sulle Alpi ci sono le cave, a Massa Carrara, le cave di granito, ma le abbiamo solo lì. Quindi loro hanno avuto un livello tecnologico simile al nostro Rinascimento per costruire qualcosa del genere.
Oppure, si nota che la grande piramide di Giza è allineata col polo nord. E fin qua potrebbe essere una cosa interessante, incredibile, però che lascia il tempo che trova. La cosa interessante, io spiego nel mio libro come lo hanno calcolato il polo nord. Noi oggi calcoliamo il polo nord con la stella Polaris, la storia della costellazione di Rossa Maggiore, ma migliaia di anni fa questa stella non segnava il polo nord, c'era un'altra stella che lo segnava, era la costellazione, era la stella Alfa Draconis, la costellazione del drago. Questa stella però non indicava il polo nord in maniera precisa, era spostata di 2 gradi e mezzo. Invece la piramide indica la stella, il polo nord con un margine di errore inferiore a quello della stella stessa, solo di 0,4 decimi di grado. Come facevano gli egiziani o i costruttori di quella piramide a sapere che il polo nord era spostato rispetto alla stella? L'unica spiegazione che sapevano è che la Terra è tonda, avevano calcolato la circonferenza e anche il punto nord. Viceversa, dobbiamo chiamare gli alieni perché. Cioè, per noi oggi è facile con un satellite vedere che la stella, dove è il polo nord, ma loro si presume che non avessero satelliti. Per calcolarlo, quindi hanno prima immaginato com'era la Terra, hanno calcolato il punto nord e poi hanno orientato la piramide. E questo rivoluzionerebbe la nostra storia o la nostra preistoria. Sì, mi ha colpito quando raccontavi dei costruttori, perché hai portato in visione questa fotografia di questo strumento che io ho già visto in un'altra puntata. Su questa ruota particolare, cosa ci volevi raccontare? Allora, io penso che per descrivere bene questa ruota dovremmo chiamare qualcuno che lavora l'argilla, cioè per fare quelle 3 pieghe a questa ruota o vaso, quello che sia, serve un materiale che sia malleabile, va bene? L'argilla fresca può essere piegata e poi asciugata e si dà questa forma. Quindi se noi avessimo un disco simile di argilla non sarebbe niente di straordinario. Si può fare, oppure col vetro, a Venezia, gli artisti di Murano riuscirebbero a farlo senza troppi problemi. Il fatto invece è che questo disco è fatto di scisto, cioè un materiale che non si presta a essere lavorato come l'argilla. Addirittura nella stessa collezione ci sono degli altri vasi simili che sono fatti di diorite. La diorite è un materiale più duro del marmo, del granito, che non si presta a essere sciolto o come se fosse l'argilla. La domanda è come sono riusciti a fare queste pieghe con materiali durissimi come la diorite? Noi oggi non riusciamo a farlo. Facendo con lo scalpello, non riusciremo mai a dare queste onde al materiale. Quindi sembra che chiunque l'abbia fatto era in grado in qualche modo di rendere la diorite, questo è scisto, non è diorite, altri sono fatti di diorite, la diorite è malleabile, ma noi oggi non riusciamo a farlo. È possibile che loro avevano una conoscenza chimica che noi abbiamo perso? Perché per fare un vaso come quelli di Murano, con un materiale duro quasi quanto il diamante, è qualcosa che lascia interdetti non solo noi studiosi alternativi, ma chiunque, perché non si riesce a capire come abbiano fatto a plasmare una roccia così dura per piegarla. Quindi il mistero è tutto lì. Come hanno fatto a piegarla? Non lo sappiamo. Un professore americano, dice che forse loro sapevano scioglierla e ricomporla. Sì, questo è un altro dei grandi misteri che ci sta affascinando molto. Carlos, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Il tempo vola quando parliamo di queste cose. Mi fa piacere se tu tornassi, perché hai scritto anche un altro libro, sempre sul tema delle piramidi, che è la storia di Akhenaton e della sua famiglia. Quindi, se ti va, ci rivediamo nella prossima pillola di Oltre la Storia per raccontarci anche quest'altro libro, queste altre tue ricerche che si sono soffermate su quella che è la storia di questa divinità Akhenaton. Con Quindi molto ti volevo piacere. salutare e ringraziarti.
Va bene, Grazie ancora. allora saluto tutti gli amici di TV City per aver dato la disponibilità a vederci. Gli invito chiaramente a iscriversi al canale, eventualmente a iscriversi ai nostri social e quindi noi ci rivediamo nei prossimi giorni sempre con Carlos, con un'altra pillola di Oltre la Storia. Ciao Alla Carlos. prossima, ciao.